La statua del filosofo e matematico di Samos sarà collocata in piazza Pitagora, ma non ora. Sarà alta 3,20 m con un basamento importante, un cubo di un metro, su cui svetterà Pitagora. Partirà poi una raccolta fondi affinché sia la cittadinanza stessa ad acquistarla, con donazioni da effettuare sul sito della nuova scuola pitagorica, dove l'artista crotonese Gaspare da Brescia ha fatto vedere il bozzetto del suo Pitagora. Questo filosofo non solo è il più grande, uno dei più grandi filosofi esistiti nell'umanità, nei secoli dei secoli, ma è all'origine dell'epistemologia, cioè la conoscenza. Lui è venuto qui per diffondere la conoscenza sia scientifica, quindi parlo di pensiero scientifico, sia quella filosofica, e quindi ha assegnato per sempre questo momento nella storia dell'umanità, partendo dalle argille, dal territorio, usando le stesse argille che compongono il paesaggio di Crotone. Io sto edificando una statua che raffigura il filosofo. E la raffigura in tre modi. Raffigura una mia immaginazione sul profilo somatico, il comportamento che ha. Lui abbraccia la sapienza, l'epistemologia, quindi la conoscenza, la difende e la promuove per la prima volta nella scuola pitagorica a Crotone. E poi il suo manto e il suo movimento non fa altro che narrare il paesaggio di Crotone. Quindi dietro ci sono delle calanche, come se fosse il suo manto è fatto come è fatta una calanca, cioè si apre e si chiude e si muove, ma Crotone deve assumere per la prima volta questa consapevolezza. E quindi non è solo compito mio, compito dell'arte, ma è compito dei cittadini, dei suoi rappresentanti pubblici, della funzione pubblica. A questo punto che cosa abbiamo deciso? Anche in collaborazione con la scuola pitagorica che promuove e contiene questo progetto. Quello di legare per la prima volta questa immagine, questa storia, alla funzione principale, cioè al capo dello Stato. Noi abbiamo richiesto un patrocinio morale, hanno risposto immediatamente. Anche l'ufficio della Presidenza del Consiglio, che vuole sapere che cos'è questo patrimonio, che non è solo Pitagora, ma è Crotone. E siccome il patrimonio morale, culturale, geografico, paleontologico e via dicendo, appartiene alla Repubblica, al patrimonio della Repubblica, quindi di fatto bussando a queste due funzioni che sono alla base, diciamo, della Repubblica Italiana, il Presidente prima della Repubblica e Presidente del Consiglio, noi chiamiamo all'attenzione. Il sindaco questa cosa l'ha apprezzata molto e ci ha dato così in modo gratuito il patrocinio nella figura di Enzo Voce, e la Presidenza della Regione altrettanto il suo patrocinio. Adesso noi che cosa facciamo? Lavoriamo tutti quanti affinché una rinascita intellettuale, una rinascita imprenditoriale, una rinascita culturale della città di Crotone e di tutto il suo territorio possa diventare, in un momento così difficile per la Repubblica, un momento così difficile per l'umanità, attraversando quello che stiamo attraversando, crisi di varia natura, possa diventare un modello di sviluppo, un'idea di cultura, e la daremmo e la regaleremmo a tutta la comunità italiana, cioè a tutta la Repubblica Italiana. Quindi Crotone diventa di fatto, attraverso questa scintilla che stiamo per accendere oggi, può diventare protagonista, contemporanea a questo mondo. Tutti quanti possiamo dare un segno d'amore verso questa città, un segno di gratitudine verso un uomo che ha viaggiato nel mondo, nel tempo e nello spazio. E finalmente, dopo 2500 anni, possiamo ricominciare a ricostruire una nuova epica e straordinaria storia. Ma fisicamente la statua sta prendendo forma? Sì, allora, fisicamente funziona così. Fisicamente io ho scelto un luogo pubblico. Ciao, ho scelto un luogo pubblico. Cioè ho scelto un piccolo lembo di terra dove c'è il signor Antonio Gallina che ne ha la concessione, diciamo. Quindi ho scelto già un luogo pubblico, che è un giardino pubblico. In questo giardino pubblico, con un'economia che si chiama economia del dono, che prevede anche un'economia del profitto, ma un'economia del dono, stiamo cercando di tirare su questa impresa.
Questa impresa non sarà finita solamente in quel posto, ci saranno due luoghi, anzi in futuro anche tre, ma i primi due nasceranno. Uno nascerà in questo lembo di terra che è un piccolo parco pubblico, l'altro invece nella sede dove io vivo, che è una casa privata in un terreno privato a Capocolonna, e lì sarà il secondo laboratorio in cui faremo incontri, seminari, scuola, arte, mestieri. Sempre però grazie a un incontro di economie del dono che prevedono non solamente profitto, ma prevedono anche scambi culturali, prevedono in realtà l'inizio, una scintilla per creare con tutte le energie possibili, con giovani artisti, con semplici cittadini, con funzione pubblica, con imprese, vedere se intorno a questo si possono coagulare, no? Interessi comuni per la città. È il punto di partenza, guardi, questa statua rappresenta il punto di partenza per riappropriarci di ciò che è nostro, veramente questa scuola pitagorica. Pitagora non è nata a Crotone, lo sappiamo, ma la scuola pitagorica certamente sì. Ma questo è l'inizio di un iter, si pensa già dove collocarla a una data? No, guardi, questo dal punto di vista amministrativo ci sarà un iter che ancora è da valutare e da prendere in considerazione. Oggi mi hanno invitato per presentare questo progetto che porterà sicuramente alla realizzazione della statua di Pitagora da parte del maestro Gaspare da Brescia. Ci sarà quella definitiva, che sarà non solamente un bronzetto, ma sarà il modello della statua definitiva. Quindi c'è un processo metallurgico che avete davanti ai vostri occhi. Ma la cosa più incredibile è che in realtà questa sequenza non è casuale. Questa sequenza in realtà è il paesaggio di Crotone. Il paesaggio di Crotone sono le argille della Vricca sotto forma di roccia, che è quella, la prima, un prelavorato, un modellato,